Amici di Dottor Apple Italia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di smart working e come ottimizzare la propria scrivania per passare 8 ore di lavoro in casa nel migliore dei modi, naturalmente dopo la sigla. Col primo lockdown è stato necessario adattarsi a nuovi ritmi di vita e soprattutto allo smart working. Avere una postazione funzionale minimale con la quale lavorare 8 ore al giorno da casa è fondamentale. Così ho deciso di realizzare una postazione di smart working per mia moglie, che fosse ottimale per le sue esigenze lavorative di utilizzo quotidiano di un computer. Mia moglie utilizza un MacBook Pro 2016 con Touch Bar. Tutti i prodotti che vedrete sono linkati nell'info box qui sotto. Per agevolare il grip sulla scrivania ho posto sotto il computer un tappetino in ecopelle di Sateki. I materiali sono molto pregiati e la piacevole sensazione tattile che restituisce questo tappetino è impareggiabile. Per facilitare la scrittura ho utilizzato uno stand rialzato in alluminio di Sateki che orienta il MacBook nella corretta angolazione per non affaticare troppo i polsi durante la digitazione sulla tastiera. Utilizzando spesso fogli di calcolo, le ho configurato il tastierino numerico Bluetooth di Sateki che permette di avere un'estensione molto comoda della tastiera per digitare numeri ed eseguire operazioni di calcolo. Per agevolare la navigazione ho utilizzato il mouse Sateki M1, piccolo e compatto, permette di muoversi con facilità sullo schermo del MacBook senza affaticare troppo il polso. Per una maggiore scorrevolezza del mouse ho posto sotto di esso il pad in alluminio di Sateki, ottimo sia dal punto di vista estetico che funzionale, essendo un pad praticamente indistruttibile. Il problema principale dei MacBook Pro è la mancanza di altre porte di connessione che non siano USB-C. Per risolvere il problema ho utilizzato un adattatore multiporta di Sateki che si connette al MacBook grazie alla porta USB-C e permette di espandere gli ingressi. Una dotazione di porte davvero notevole in dimensioni molto compatte e un peso contenuto. Abbiamo infatti un attacco 4K HDMI, una ricarica Power Delivery USB-C fino a 60W, due porte USB di tipo A 3.0, il lettore per schede microSD ed SD e una porta Gigabit Ethernet per una connessione di rete stabile. In caso di necessità, per trasferire i dati su o da una periferica esterna, le ho regalato una chiavetta RF Power da 64 GB, dotata di doppio ingresso USB di tipo A 3.0 da un lato e Lightning dall'altro, e in caso in cui avesse bisogno di collegarla ad iPhone. Durante l'arco della giornata il MacBook si può scaricare, così per non avere mille cavi da tirare ho utilizzato il caricatore per scrivania Sateki Pro, l'accessorio ideale per ogni scrivania. Dotato di 4 ingressi differenti per la ricarica di diversi dispositivi, questo caricatore vi massimizzerà sicuramente lo spazio sulla scrivania permettendovi di ricaricare contemporaneamente fino a 4 dispositivi. Abbiamo a disposizione infatti due porte USB di tipo C Power Delivery da 90 e 18 W e altre due porte USB di tipo A per un totale di 12 W. Per ricaricare iPhone sto utilizzando il cavo ESR USB-C Lightning in tessuto. Per tenere sotto controllo tutte le notifiche del proprio smartphone le ho regalato uno stand minimale in alluminio di Lamical che richiama il design di iMac. Scrivania, ovviamente, non poteva mancare un sistema di ricarica wireless. Ecco allora il Trio Wireless Charging Pad di Sateki, un dispositivo compatto in grado di ricaricare contemporaneamente tre device wireless quali Apple Watch, AirPods e iPhone. Per verificare l'ora e non solo, le ho dato il Divum D2, uno speaker a pixel art molto anni 80 che permette di verificare l'orario, il meteo, la data e all'occorrenza diventare uno speaker Bluetooth per ascoltare un po' di musica.
Per una maggiore illuminazione vi ho dato una lampada da scrivania dotata di lampadina smart dimmerabile di Philips Hue. Nonostante preferisco utilizzarla con una luce classica, è possibile tramite app cambiare sia l'intensità che il colore della luce emessa. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto. Naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di seguirmi su Instagram, su Twitter, su Facebook, di seguire il mio sito partner che è ceotech.it, dove troverete un sacco di recensioni di prodotti e anche articoli molto molto interessanti, non solo miei ma di tanti collaboratori molto bravi. E che dire, io vi lascio tutti i link dei prodotti che avete visto in questo video qui sotto nell'info box e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!